Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di un nuovo autore, Luigi Pirandello, uno degli autori più significativi del Novecento, che interpreta pienamente, la crisi del positivismo e di tutte le sue certezze. Quindi non ci dà un'immagine di un mondo ordinato, interpretabile attraverso la ragione e la scienza, tutt'altro. Questa immagine viene totalmente disgregata in Pirandello, come vedremo. Iniziando a parlare di lui è necessario fare dei cenni alla sua biografia, capire dove e come si è formato questo autore. Nasce ad Agrigento, Pirandello, nel 1867, nasce in quella che all'epoca si chiamava Girgenti e nasce da una famiglia abbastanza agiata, quindi il padre dirigeva delle miniere di zolfo, quindi erano in condizioni economiche buone, anche se non stabili, vedremo. E frequenta, quando insomma, è giovane, a Palermo i corsi di lettere e di legge. Questo perché fin da quando era adolescente, fin da quando era piccolo e poi adolescente, ci furono numerosi scontri con il padre riguardo agli studi che avrebbe dovuto portare avanti Pirandello. E ben presto, appunto, questi conflitti divennero sempre più forti. Dopo aver studiato per un periodo a Palermo, passerà alla facoltà di lettere a Roma, alla Sapienza, e qui ebbe un battibecco con il preside della facoltà, con il rettore, e quindi si spostò, seguendo anche alcuni consigli di conoscenti, si spostò all'Università di Bonn in Germania. Quindi è molto importante capire che la sua formazione avviene in tre ambienti diversi: l'ambiente siciliano, l'ambiente romano e poi l'ambiente di Bonn in Germania. A Bonn si laurea Pirandello in filologia romanza e si laurea in filologia romanza nel 1800. 91, scrivendo una tesi proprio sul dialetto di Girgenti, di Agrigento, appunto, e la filologia, ragazzi, romanza, è una scienza che studia le lingue neolatine e i testi poi in cui sono scritti in queste lingue. Quindi conseguì la laurea e l'esperienza comunque trascorsa in Germania, vissuta in Germania, fu per lui importante perché venne a contatto comunque con degli autori dell'epoca e con dei filosofi importanti, ad esempio Schopenhauer, che lo influenzeranno molto nella sua formazione. Ma quando arriva, diciamo, a farsi conoscere, quando arriva poi al successo, bisogna prendere come data di riferimento quella del trasferimento a Roma, quindi 1892, trasferimento appunto a Roma di Pirandello, e inizia a dedicarsi sempre più alla letteratura, al teatro, ed entra in contatto anche con un importante scrittore che lo incoraggerà molto. Entra in contatto con Luigi Capuana, uno scrittore verista che influenzerà la sua produzione, ma lo incoraggerà anche a continuare a scrivere e soprattutto a scrivere i suoi romanzi. Infatti, nel 1893 scrive, scusatemi, il suo primo romanzo, che è L'esclusa. L'esclusa è una storia che ci fa già capire quali sono le tematiche importanti per questo autore. Racconta infatti di questa donna, Marta, che è stata cacciata di casa perché accusata di tradimento. In realtà non ha commesso alcun tradimento, ma verrà riaccolta paradossalmente nella sua casa proprio quando invece questo tradimento lo avrà commesso davvero. Quindi è un'opera fondamentale, un'opera importante perché ci fa capire subito come uno dei temi centrali sia quello della falsità, delle apparenze in Pirandello. Nel 1894
Abbiamo una raccolta importante, una raccolta intitolata Amori senza amore, di appunto novelle di Pirandello, e è l'anno in cui ci sarà il matrimonio di Pirandello con una donna, Maria Antonietta Portulano. E questo lo segnerà molto, si trattava di un matrimonio combinato, perché la figlia del socio del padre, ed era una donna sicuramente bellissima, ma caratterizzata da grande fragilità psicologica, quindi sarà appunto addirittura ricoverata in una casa di cura in seguito a vari traumi che poi avremo occasione di approfondire, e il rapporto con lei segnerà molto Pirandello, lo segnerà perché questa donna mostrerà davvero una gelosia fortissima che influenzerà la vita dell'autore, che gli farà percepire sempre la famiglia come una trappola. Quindi questo è molto importante perché nelle sue opere sicuramente emerge questa visione dell'istituto familiare come trappola. Nel 1897 inizia poi la sua carriera di professore di lettere, ma nel 1903 avviene qualcosa di molto importante, cioè abbiamo un allagamento della miniera di zolfo del padre, in cui era stato investito tutto il patrimonio, la dote della moglie di Pirandello, e quindi ci saranno gravissimi problemi economici per la famiglia. Lo scrittore in questione, Pirandello, dovrà dedicarsi alle lezioni private, a collaborazioni giornalistiche, insomma, per riuscire a migliorare la situazione economica. E inizierà a lavorare anche per l'industria cinematografica, quindi le esigenze economiche hanno un peso nella produzione pirandelliana. In questo momento le crisi della moglie, crisi nervose, diventano sempre più forti e più presenti. Era un equilibrio il suo psichico era un equilibrio già molto precario, e adesso la situazione peggiora nettamente, e le sue crisi di gelosia pure sono sempre più frequenti e sempre più incontrollabili. Nel 1904, data molto importante perché appunto è la data in cui viene pubblicata l'opera che gli dà poi la fama, ovvero il Fu Mattia Pascal. Fu Mattia Pascal è un romanzo che viene pubblicato a puntate su una rivista, una nuova antologia, e in questo romanzo si racconta questa storia paradossale, poi ne parleremo meglio, di questo giovane borghese che è imprigionato in una vita che non sopporta, che non riesce a vivere, e si ritrova per caso ad avere l'occasione di essere libero e ricco, ma lo vedremo meglio nelle prossime lezioni. Quindi sicuramente questa data è una data fondamentale che dovete ricordarvi, il 1904. Dal 1916 al 1926 siamo nel periodo della guerra mondiale, quindi sono gli anni difficili per Pirandello. Pirandello vede questa guerra come il compimento del risorgimento, proprio come era stata mostrata, no, agli italiani dal governo. Il figlio Stefano sarà fatto prigioniero dagli austriaci in questo periodo, e Pirandello inizierà però a scrivere sempre più intensamente per il teatro. È molto importante questa fase perché diventerà la sua occupazione principale, poco a poco il teatro. Non abbandona la narrativa, insomma, i racconti, le novelle, però il teatro diventa sicuramente più importante. Comincia la cosiddetta fase del teatro grottesco, ragazzi. Quindi in questi anni, dal 1916 al 25, abbiamo la fase del teatro grottesco, che letteralmente significa teatro esagerato, deformato. Perché usa questo termine Pirandello? Lo usa proprio per far capire che c'è un contrasto tra la realtà naturale dell'individuo e la realtà sociale. Quindi grottesco significa deformato, significa esagerato, e serve a sottolineare il contrasto tra realtà naturale, cioè tra la dimensione interiore dell'individuo, e realtà invece sociale, quindi le apparenze, le convenzioni, il conformismo della società borghese. Questo è molto molto importante, e vi invito, ragazzi, anche a guardare sul vostro manuale
perché ne riparliamo poi durante la lezione che faremo su Webex, vi invito a vedere, a guardarvi, a leggervi l'etimologia del termine grottesco, a pagina 749. È molto interessante e vorrei appunto riparlarne con voi nella prossima lezione. Quindi leggete quell'approfondimento sul libro e cercate anche di comprendere la differenza di significato in arte e in letteratura del termine grottesco. In questo periodo comunque vengono prodotte appunto opere importanti che provocheranno delle reazioni sconcertanti nel pubblico e nella critica dell'epoca, per esempio Così esse vi pare, Il piacere dell'onestà, per dirvi alcuni titoli, Il gioco delle parti. Queste sono tutte opere molto note, ma il successo vero e proprio quando arriva? Arriva nel 21, ragazzi, nel 21 con sei personaggi in cerca d'autore. Inizialmente in realtà fu un fiasco, perché appunto quando venne rappresentato a Roma Pirandello rischiò il linciaggio. Questo perché era un'opera molto molto innovativa e non venne subito capita, ma nella successiva rappresentazione a Milano ottenne il successo, quindi è un'opera importante che fa parte di una trilogia, ma ne parleremo in seguito. Altra data fondamentale quando parliamo di Pirandello è il 1924 nello specifico, quindi all'interno di questo periodo di cui abbiamo parlato del teatro grottesco. Quindi dovete ricordarvi questa data all'interno di quella fase, che è appunto il 1924, quando dopo il delitto di Matteotti, socialista, che aveva denunciato il clima di intimidazione e irregolarità in cui si erano svolte le elezioni, Pirandello si iscrive al partito fascista. È molto importante capire questi rapporti che ebbe col regime, che furono molto ambigui. Perché è importante capirlo? Perché ci stupisce, perché se leggiamo le opere di questo autore, i suoi personaggi, gli eroi che attraversano le sue novelle, i suoi romanzi, non hanno veramente niente di fascista, non hanno nulla della presunzione, dell'arroganza fascista. E perché quindi Pirandello si iscrive? Si iscrive innanzitutto per avere degli appoggi e delle sovvenzioni economiche per i suoi progetti teatrali. Infatti fonda in questo periodo il Teatro dell'Arte a Roma, e quindi ha bisogno di sovvenzioni per questa compagnia che poi lo porterà in giro per tutta Europa, no? E quindi si sposterà frequentemente e insomma sarà molto importante per lui avere degli appoggi. Quindi sicuramente c'è questo fattore. Poi bisogna tener conto anche che Pirandello, fondamentalmente conservatore per certi aspetti, vedrà il fascismo come una garanzia inizialmente di ordine, di stabilità. Questa sua idea poi però in seguito cambierà, cioè si renderà ben conto del carattere di esteriorità vuota del regime fascista, realizzerà queste caratteristiche del regime fascista, e quindi a poco se ne distaccherà sempre di più dal regime. Però appunto nel 1924 si iscrive al partito e poi firmerà appunto il manifesto degli intellettuali fascisti di Gentile. Bene, è in questi anni, e negli anni appunto della fondazione del Teatro dell'Arte a Roma, come vi ho detto, che avviene sempre nel 1924, che conosce Marta Abba, che sarà per lui una musa, un'ispirazione. Nacque un rapporto tra i due che resterà fondamentale per lui. Lui rimarrà sempre legato, nonostante le sue peregrinazioni, i suoi viaggi, spostamenti continui, a questa donna, fonte di ispirazione. Negli ultimi anni dovete ricordare una data principalmente, che è il 1926, che è la data della pubblicazione di un altro romanzo famoso, Uno, Nessuno e 100.000, di cui poi parleremo. Ricordatevi che ha ottenuto il Nobel per la letteratura nel 1934 e che morirà a Roma per una polmonite proprio mentre assisteva alle riprese del film Mattia Pascal a Cinecittà, quindi del film tratto dal suo romanzo. Buono studio, ragazzi, e alla prossima lezione.